Una delle cose che Anna amava di più era chiudersi in bagno con il giornale e ignorare i zocchi alla porta dei familiari. Ora è disperata. Sembra aver perso ogni interesse per la vita dalla vita in giù. Ehi, se non le ho provate tutte! Adesso la mia amica mi ha convinto ad andare da quel futtipeccio di Castagna. Esci a vedere cosa ne esci. Oh, buongiorno, signor Castagna. E beh, come ributta? Salve tutti. Sì, accovacci e dica. Ohia, mi sento come un grande ingrogliolo nella ventresca. Sono struita, sopra di peso, ho voglia cattiva, non ho più stimoli. E suo padre come sta? E lui già se ne fotte. Ogni giorno si fa due andate di corpo e ritorno. Ah. E cosa cazzo entra però? Sono io che c'ho le anomalie, o no? Il cane chi lo porta a spasso? Facciamo a turnazione, io e mia sorella. Ma perché me lo chiede? Sono coordinate utili a capire quanto lei si sforza mentalmente. Ora è necessario procedere all'esplorazione. Dica a... 33? 1, 2, 3... No, tutto quanto il numero! Ah, 33! Ma... lo sfintere risponde. E cosa c'ho, dottor? Stante l'esame dattiloscopico confrontato con il referto spettrofotometrico del seme d'anguria come da prelievo, ipotizzo una occlusione a seguito di ingestione di cucurbitacee i cui residui indigeribili fanno massa critica e otturano. Si può provare con una dozzina di sedute di laser. Eia, aio! Ma nonostante i costosi interventi del dottor Castagna, Anna non ha conseguito alcun risultato. Lo stesso Castagna consiglia pertanto una visita enterologica nello studio di sua madre, Rosa Inzaina, in Castagna. Ah sì, boh? Avanti! Sezzi! Oh, io, dottore! Stavo giusto esplorando le radiografie, ora le spiego. Dunque, dicendole le cose come stanno terra a terra, lei c'ha il pavimento pelvico con le fughe sporche. Avendo perso la muscolatura liscia a parte della funzionalità, ecco che si è formato un ingorgolo che ha portato poi alla strozzatura della canna. Ed è questa la causa del problema. Ok. Quanto alla soluzione, la cosa è un po' complicata, anche se non dispero di affidare il caso a qualche specialista. Vediamo la lista. Oh, ecco qua. Il migliore esperto del settore risulta essere mio nipote adottivo. Il metodo è un pochino cruento e dipende quanto lei è disposta a metterci del suo. Quello che vuole qua. L'intervento del dottor Abadou Amugab pervenuto in Castagna, del quale per motivi di privacy non abbiamo potuto riprodurre le immagini, è perfettamente riuscito, come mostra orgogliosamente lo stesso specialista. E non sa cosa ne dice, non è valsa la pena? L'intervento è appena concluso ed è costato 5.000 euro, ma Anna è già rinata. A parte una punta di dolore che ho sentito all'inizio, poi sono stata pervasa da una sensazione di calore che non so descrivere, come un anticiclone africano. Però adesso so cos'è la libertà.